non serve una partita importante, serve la partita perfetta, perché troviamo di fronte forse la squadra più in forma del campionato. Io ho visto delle immagini in settimana e ci ritroviamo veramente davanti a una squadra organizzata dove l'entusiasmo la fa da padrone, e quindi dobbiamo fare molta attenzione a presentarci nella giusta maniera, perché comunque queste partite ti fanno capire veramente cos'è la categoria. A mio avviso è una squadra di categoria che può fare molto bene, lo sta dimostrando. Li ho visti molto compatti, ho visto gente dietro che sa giocare a calcio, ho visto qualità davanti, e devo essere sincero, devo anche fare i complimenti, perché è una squadra come l'Avellino che viene dalla D e sta dimostrando tutto il suo valore. Tra l'altro è una squadra che gioca con tutti over, non fa né minutaggio né under, anzi gli under che aveva l'anno scorso li ha sostituito con gente altrettanto di valore. Ma assolutamente l'Avellino sta facendo, come ho già sempre rimarcato, un percorso, e questo percorso ha bisogno comunque sempre di conferme. Domani troviamo una squadra buona per la categoria, e per me è la Lazio un banco di prova altrettanto importante. Lascia giocare in determinate zone, non in tutte, perché comunque ci sono delle immagini dove sono abbastanza aggressivi sul riattacco della palla, e quindi bisogna fare molta attenzione a venire fuori velocemente da quelle zone. E noi da canto nostro dobbiamo affrontare la partita con l'identità e la mentalità che ultimamente hanno dimostrato i ragazzi di avere, quindi mi aspetto un passo avanti sotto quell'aspetto e non un passo indietro, perché quel passo indietro potrebbe essere molto pericoloso. Le difficoltà non mancano qua, non mancano mai, ormai sono diventati una costante. Abbiamo 3-4 giocatori, di cui due probabilmente non della partita, mi riferisco a Palmisano e a Carici, che ha avuto un piccolo risentimento, e due che sono in forte dubbio, che sono Morero e Laezza. Laezza per una frattura al mignolo che potrebbe diventare scomposta nel caso in cui dovesse avere un ulteriore trauma, e Morero per un risentimento a un tendine del ginocchio, che fino all'ultimo mi terranno in ansia nelle scelte. Comunque ci sono altri elementi che possono sicuramente ricoprire i loro ruoli, come Falù, come Petrucci, insomma le soluzioni qualcuna in più l'abbiamo, però non riuscire poi a contare durante l'arco della partita su 4 giocatori diventerebbe complicato, quindi siamo sempre sul chi va là, come vedete. Tranne l'emergenza, detto bene, purtroppo non sappiamo se abbiamo tutti disponibili di quelli detti. Due sicuro no, cioè Palmisano e Carici quasi sicuramente non saranno nemmeno convocati. Gli altri due sono in forte dubbio. Il modulo, come abbiamo già dimostrato in passato, è importante, però è altrettanto importante, se non determinante, quello che è l'interpretazione del modulo da parte dei giocatori. E ovviamente poi giocare con un giocatore o giocare con un altro può cambiare l'interpretazione. Noi abbiamo valutato Cerpentieri innanzitutto perché non lo conoscevamo dal vivo, e quindi era importante valutarlo in tutte le sue situazioni e componenti, e ci siamo resi conto che è un giocatore che può tornare molto utile alla causa, così come tutti gli altri che sono in rosa. È ovvio che giocare con una punta o con due punte potrebbe essere una situazione da valutare in corso, però quasi sicuramente giocheremo con riferimento al Badoro davanti, e poi vedremo a partita in corso. Posso confermare e posso smentire, perché il giocatore che fa il caso nostro potrebbe uscire sempre in qualsiasi momento, quindi di conseguenza in questo momento abbiamo già una rosa abbastanza completa. Poi se dovesse arrivare la ciliegina sulla torta, come ho già detto in conferenza sabato, probabilmente la terremo in considerazione, però questo ci penserà il direttore. Ma parla di giocatore che potrebbe arrivare nel ruolo? Ah sì, potremmo valutare tante altre cose, possiamo valutare degli esterni anche difensivi, possiamo valutare dei centrocampisti, insomma un po' siamo aperti a tutte le situazioni dove possa arrivare un giocatore che sia utile alla causa. E se arriva anche un difensore centrale fortissimo, più di quello che abbiamo, ovviamente lo teniamo in considerazione, così come gli altri ruoli. Forse per quanto riguarda i ruoli, che magari lì ne abbiamo tre, potrebbe essere una soluzione in più, assolutamente sì.
Sto pensando, Massimo, l'abbiamo anche provato, devo essere sincero, per non farci trovare poi impreparati alla situazione. Quindi potrebbe anche essere che nel caso in cui i due dovessero dare contemporaneamente forfè, si potrebbe passare a quella situazione là. Ma sicuramente sono delle cose che fanno male a livello mediatico e anche a livello di salute della gente, che è la cosa più importante, perché comunque un incidente di queste proporzioni può causare tante cose a lungo raggio. Cioè, nell'imminenza magari tu non ti rendi nemmeno conto dell'entità e della gravità, e poi col tempo potrebbero uscire delle cose spiacevoli che ovviamente per una terra come l'Irpinia, sempre martoriata da situazioni del genere, diventa complicato la gestione. Però mi auguro che non ci sia nulla di grave, mi auguro che i valori dell'aria tornino alla normalità o che comunque non siano così come sono stati descritti. Aspettiamo, sicuramente ci saranno, sentivo anche che stanno monitorando l'aria, e aspettiamo quali sono poi quelle che sono i valori, ovviamente, tossine, non tossine e così via. Però sicuramente dispiace, e sono solidale con tutte le persone, soprattutto che abitano vicino alla zona, che hanno dovuto abbandonare le case, e mi auguro che presto possa tornare tutta la normalità. Dato, io lo conosco poco, devo essere sincero, lo conosco poco come tipologia di giocatore, e non abbiamo fatto nessun tipo di valutazione perché è stato solamente un pourparler, penso anche dettato forse da fonti giornalistiche, ma non ho mai approfondito il discorso del direttore, finora. E questo è difficile, la cosa semplice. Io penso che comunque noi dobbiamo continuare il nostro percorso di partita in partita. Dobbiamo concentrarci soprattutto sulla partita di domani, che diventa importante anche per altre situazioni, non per quello che è il calendario. Noi abbiamo la necessità di cercare di fare punti sempre e comunque in ogni partita. E prima raggiungiamo la quota salvezza, meglio è. Quindi noi ovviamente in questo momento siamo solamente alle prime battute, però fare punti in queste situazioni, in questo momento, può diventare determinante poi ai fini dell'obiettivo. È uno dei pericoli, c'è gente che calcia molto bene, tra l'altro l'hai nominato tu Kosovan, e hanno gente di struttura fisica importante, c'hanno KD, c'hanno i tre difensori centrali, i due attaccanti che sono tutti ben strutturati. E ovviamente guardando anche le immagini fanno paura, e dobbiamo fare molta attenzione perché poi guardando anche quelle che sono le statistiche, ti accorgi che l'80% delle partite vengono sbloccate dai calci piazzati, quindi ancora di più bisogna tenere alta l'attenzione.